oggettivamente non era semplice da gestire la situazione, visto la confusione normativa a livello nazionale e regionale. In base alla legge regionale si è dovuto rivedere tutto, costituire nuovi organismi. Quello che abbiamo chiesto, come abbiamo cercato di ottenere in prima battuta come comitato, era la trasparenza, quindi che le riunioni di questi nuovi organismi fossero almeno pubbliche, permettessero l'accesso a comitati, ai cittadini, di presentare memorie, di essere ascoltati. Quello che abbiamo ottenuto è che la conferenza dei sindaci, le assemblee sono pubbliche, nello statuto è stata approvata questa parte, mentre il consiglio di amministrazione dell'ufficio d'ambito, che per questo abbiamo tre organismi, l'amministrazione provinciale, l'ufficio d'ambito e poi i sindaci, quindi abbiamo questi tre organismi, la conferenza dei sindaci. Invece l'ufficio d'ambito, essendo un CDA di una società, quello che si è ottenuto è di sapere cosa avviene e di essere ascoltati nel momento in cui si presenta qualcosa, ovviamente non solo come comitato, noi l'abbiamo chiesto in senso generale, i cittadini devono poter avere accesso. E nel frattempo però l'altro problema era che in base alla legge regionale deve partire questa nuova gestione a livello provinciale. L'assurdità che non lo vediamo subito nel momento che sia la provincia come limite, lo vediamo nel lago di Como, l'alto lago diviso in due, c'è una cosa metà Lecco, metà Como, è ridicola, comunque questa è la situazione. In provincia di Como abbiamo una situazione che poi riguarda Como in modo particolare, l'attuale gestione non è completamente in mano al pubblico, tant'è vero che a Como abbiamo appunto la CSM Agam, che riguarda la captazione e distribuzione dell'acqua potabile per Como, Pronato, Cernobbio e Monza, mentre è partita anche questa da un consorzio totale appunto dei comuni e in base alla legge è stato trasformato in SPA. Comunque il comune di Como deteneva il 51% del capitale comuni, nel momento in cui si sono messi con l'Agam è sceso al 24,7%, che mi ricorda un po' quello che si diceva, e quindi abbiamo già comunque un privato nella provincia che gestisce un territorio. Depurazione dell'acqua, l'altra situazione misto pubblico-privato, è sempre su Como, siamo un po' esperti di questa situazione, con la Como Depura SPA, in cui gli industriali hanno la maggioranza, quasi un 56%, CSM 7,6% e poi ci sono i vari comuni. E in questo scenario comunque l'assemblea dei comuni, l'organismo precedente che era la sigla era alto, no? Il 19 ottobre 2011 hanno deciso che, visto il referendum, che lo spirito del referendum, il risultato referendario, la volontà dei cittadini è quello che la gestione dell'acqua deve rimanere pubblica. Votano per la gestione degli in-house, gestione diretta, che non è pubblica, è proprio il massimo del pubblico, perché comunque è un SPA e quindi ha delle regole da SPA, non può andare in perdita, non può tra l'altro neanche usufruire di aiuti economici da parte dello Stato, perché comunque ha delle regole di mercato da seguire, deve coprire tutti i costi, quindi con dei limiti, ma in ogni caso quello che si vede come comitato in modo positivo è che rimane in mano il controllo agli enti locali. In questo momento è il dato positivo che abbiamo in questo stato così confuso e difficile. Anche l'amministrazione provinciale, che è l'altro organismo, ha emesso la delibera in cui la gestione del servizio idrico dovrà rimanere in mano pubblica attraverso una gestione dell'in-house. Sembrava tutto tranquillo, ma ovviamente così non è. Bisogna seguire ogni singolo passo, perché passo successivo, noi pensavamo anche questa audizione all'ufficio d'ambito, pensando che fosse l'ufficio d'ambito, essendo l'organo tecnico, a dover stabilire più o meno come doveva partire questa in-house, che comunque è da analizzare con calma, non è una situazione facile. Invece è partita l'amministrazione provinciale, che oltretutto adesso scadeva il mandato e non è stato rinnovato, perché siamo anche in questa situazione confusa di che cosa succede alle province, non lo sappiamo ancora.
e cosa succede alla nostra amministrazione provinciale. E è andato in discussione un documento presentato da Galli, in cui non si parlava assolutamente di in-house, si parlava di conglomerata, si parlava di praticamente lasciare le attuali società che ci sono, per cui anche i privati, perché noi abbiamo dei privati, attraverso vari meccanismi. Quindi noi abbiamo visto che per quanto ci sia una delibera che richiama il referendum, il risultato referendario, e che il servizio idrico deve essere gestito totalmente dal pubblico, noi vedevamo invece in questo documento rimaneva aperto a dei privati, con in più il rischio che, non essendo una vera gestione diretta, poi ci fosse un ricorso da parte di qualche società a livello europeo e dovesse essere messa la gara. A questo punto gli enti locali ne perdevano il controllo. E quindi abbiamo fatto delle pressioni, abbiamo chiesto un'audizione, presentato emendamenti, e abbiamo avuto il grosso supporto di Tettamanti, l'amministrazione provinciale, che effettivamente è stata la nostra voce all'interno, a parte quando abbiamo avuto l'audizione, però poi è stata la nostra voce. E abbiamo dovuto anche fare pareri legali in contrapposizione a quanto veniva emesso dall'ufficio legale dell'amministrazione provinciale. Alla fine siamo riusciti a far capire, a comprendere che nell'in-house non può assolutamente, adesso al di là che lo spirito del referendum è la gestione pubblica, gli enti locali, quindi politicamente c'è un'esclusione del privato, ma anche da un punto di vista del diritto nell'in-house non può esserci privato, si rischiano i ricorsi. E quindi poi abbiamo scritto ai sindaci, mi sono tenuto in contatto anche con l'ufficio d'ambito, perché era anche l'altro organismo, l'organismo tecnico che aveva voce. E quindi alla fine, dopo un lavoro abbastanza pesante e complesso, ieri è passata in amministrazione, l'altro ieri, in amministrazione provinciale delle modifiche da noi richieste, cioè che venisse inserito, tolto, conglomerato, che conglomerata non è quello che veniva fatto, per cui già questo era un elemento di confusione. Ma venisse invece messo che questa società è una società in-house, poi denominata società d'ambito, non era quello il problema, era la forma della società, e che si deve procedere alla privatizzazione delle società, alla pubblicizzazione delle società private. Ho fatto una sintesi che era troppo sintesi. Sono passati questi due concetti fondamentali, come anche è stato inserito che la situazione al momento, che immediatamente come andiamo a gestire, quindi teniamo di buono quello che c'è di buono all'interno delle varie società che gestiscono, comunque è una situazione di transizione, bisogna arrivare poi entro 3 anni alla forma definitiva di un'unica società in-house che andrà a gestire, che tra l'altro nell'ambito della provincia di Como noi abbiamo, a parte queste due società, abbiamo altre 24 società in house che gestiscono e tantissime, quasi un centinaio di gestioni in economia. Quindi è una situazione estremamente frammentata e ovviamente qui metterci mano non è una cosa veloce, per cui per prevedere un periodo di transitorio non c'è nulla di particolare, solo che in un primo momento non era previsto, non era messo che era un periodo transitorio, rimaneva questa situazione fissa, e quindi non avevamo il rispetto di una gestione in-house. Comunque sappiamo che però non è finita, perché abbiamo visto che dopo il referendum ogni piccolo passaggio dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere solleciti e dobbiamo seguire attentamente tutto quanto avviene. Però sono state messe delle fondamenta che hanno senso. Il documento ha ancora dei problemi, probabilmente l'ufficio d'ambito poi farà un proprio lavoro, perché poi c'è anche il problema della tariffa, se ne rimangono al momento delle gestioni diversificate, fare la tariffa unica non ha senso, quindi c'è tutto un lavoro ancora complesso da fare, in cui noi sicuramente lo seguiremo attentamente come abbiamo fatto finora, però almeno siamo riusciti a mettere queste fondamenta. Speriamo che poi
tra l'altro ci siano anche delle modifiche a livello nazionale o regionale, si riesca quindi a respirare anche per chi sta lavorando all'interno di questi organismi in buona fede, in cui crede nella gestione pubblica, perché c'è anche chi ci crede, ci sta lavorando molto. Il lavoro non è semplice, comunque alla fine queste fondamenta le abbiamo messe.